vogliamo farvi vedere come si scialacqua, come si spreca in modo davvero vergognoso il denaro pubblico. Elargizioni, mance a pioggia che questa legge di bilancio ha erogato a porci e a cani, oserei dire. È una manovra che potremmo dire in perfetto stile Achille Lauro, il noto armatore partenopeo, simbolo di un modo assolutamente clientelare di fare politica. Ma in effetti il governo, nel momento in cui ha deciso di dare queste mance, questi grossi contentini economici a destra e a manca, ha voluto in buona sostanza ingraziarsi una parte dell'elettorato. E vedrete, lo esporrò, tutta una serie di aiuti, di elargizioni a soggetti che non meritano assolutamente questi fondi, ci fa capire come si sperpera il denaro pubblico. Si voleva tanto procedere con la spending review, anche abolendo le province, ma poi vediamo che le elargizioni e le mance continuano ad esserci. Dovremmo usare un'espressione del Verga, una espressione siciliana, la quale recita così: munno è stato e munno è, mondo è stato e mondo è. Cioè le cose andavano in un modo prima e vanno in un modo, nello stesso modo anche oggi. Da che mondo è mondo si fa così. Ho voluto esprimere questa espressione di Verga che è quanto mai attuale. E allora, passi e benvenga benvengano le stabilizzazioni nel pubblico impiego, è anche giusto perché gente che viveva in una situazione di assoluta precarietà da anni ed anni, era anche giusto ed è anche giusto che abbia, che trovi una propria stabilizzazione. Tanto più che, lo sappiamo bene, gli organici della pubblica amministrazione sono assolutamente insufficienti e il cittadino sa bene cosa significa patire i disservizi della pubblica amministrazione. Ma ora vi esporrò delle cifre che effettivamente ci lasciano interdetti. Sa bene di queste elargizioni il renziano Marcucci, che ha trovato 2 milioni per il triennio 2018-2020 per le manifestazioni di carnevale. 2 milioni di euro buttati. E non a caso sua sorella Maria Lina è presidente della fondazione Carnevale di Viareggio. Casualmente, sempre casualmente. Tra le varie elargizioni ci sono 4 milioni per le piccole librerie. Potrebbe anche andare, vogliamo salvaguardare la cultura, quelle attività storiche del piccolo artigiano libraio, mi permetto di definirlo così, passi. Ma quando vediamo 700.000 euro per l'Accademia Vivarium Novum, che coltiva il latino come lingua, beh, questo mi sembra davvero un obbrobrio, una situazione incredibile. E vedete appunto questi soldi come si sprecano. Al centro del libro parlato di Feltre ben 500.000 euro. È un esempio, sono degli esempi che ci fanno capire come bisogna aiutare gli amici degli amici, un sistema clientelare davvero schifoso. Ma assistiamo ad altre situazioni incredibili sotto la forma di rimborsi, di indennità per certi disagi.
ma scopriamo una situazione davvero agghiacciante. Bolzano, che è ai vertici della classifica per la vivibilità in Italia, si scopre sede disagiata. Udite, udite. Bolzano, notissima sotto l'aspetto turistico, per i due consiglieri di Stato che appunto sono costretti a risiedere nella città altoatesina, Bolzano risulta una sede disagiata e quindi giustamente il senatore meranese della Sud Tirol Volkspartei Karl Zeller ha chiesto una indennità di trasferta o un rimborso proprio per risarcire lo sforzo che fanno i due consiglieri di stare a Bolzano, che è una sede disagiata. Pensate un po', Bolzano, sede disagiata. Così come vi sono degli aiuti, delle indennità anche in altre città, per esempio per un giudice del lavoro è un disagio operare a Pisa, dove evidentemente c'è una carenza di organico e quindi un accumulo di lavoro, e quindi è giusto, secondo lo Stato italiano, che venga dato un aiuto a chi, a quei magistrati che operano a Pisa, come se Pisa fosse una sede disagiata, come se stare vicino a Piazza dei Miracoli rappresentasse un disagio. Che dire poi di indennità elargite a chi presta, a un professore di scuola superiore che presta servizio presso una scuola di Aosta, così come vi sono state altre elargizioni, sempre come sede disagiata, a appunto a insegnanti che prestano il proprio servizio a Ischia, ad Elba, a Cortina, ad Assisi, sul lago di Como. È assurdo che chi presta servizio in queste località, poi avranno trovato tutti gli escamotage per giustificare questo disagio, ma è assurdo considerare queste città, che sono mete turistiche, sedi disagiate. Addirittura su 8.000 comuni italiani, 3.500 risultano sedi disagiate, per un motivo o per l'altro. Ma io dico che veramente stiamo dando i numeri, perché addirittura assistiamo anche a incentivi che vengono elargiti, che il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, ha elargito a chi opera nei palazzi di giustizia di Piacenza, di Prato e di Biella. Stiamo parlando di una indennità mensile lorda aggiuntiva di quasi 4.000 euro. Vedete, sto leggendo perché non potevo certamente memorizzare tutte queste cifre assurde, pazzesche, però stiamo assistendo a uno spreco di denaro pubblico. Tanto vale la solita espressione paga pantalone. Tanto chi se ne frega, dobbiamo accontentare Tizio, Sempronio e Caio e facciamo risultare sedi disagiate delle città che rappresentano davvero il top dal punto di vista del turismo. A Bolzano vai a trascorrere le vacanze estive, le vacanze invernali, a Ischia fai le vacanze estive, per non parlare delle bellezze artistico, ad Aosta vai sulla neve, per non parlare delle bellezze artistiche di Pisa, ma per un motivo o per un altro, per una pezza a colore, per un escamotage o per un altro, sono sedi disagiate. Allora dobbiamo giustamente gratificare, compensare questi martiri, queste vittime, questi eroi che ovviamente si sacrificano, vanno, operano
in queste sedi disagiate. Ma davvero penso che stiamo dando i numeri. Dimenticavo anche, ecco perché qui sono tante e tali le città, che anche Siena, pensate un po', Siena, che è una città meravigliosa, risulta sede disagiata. Mi sembra un qualcosa di pazzesco. Siena risulta sede disagiata, così come Ancona, per i magistrati che prestano per ivi servizio, in quanto appunto vi è un organico carente e quindi un surplus, un sovrappiù di lavoro. Ma io penso che stiamo veramente dando i numeri, è il caso proprio di dire a chi tanto e a chi niente, ad italiani che puzzano di fame e a operatori, gente che opera nel pubblico, che evidentemente anche per fare un minimo sforzo in più deve essere lautamente retribuito. Per non parlare poi di quei soldi a valanga che sono stati elargiti ad enti, ad associazioni, a fondazioni, che poi, diciamocelo chiaro e tondo, sono gli amici degli amici. Cos'è cambiato dalla Prima Repubblica? Nulla, anzi forse io rimpiango la Prima Repubblica, perché almeno nella Prima Repubblica venivano accontentati tutti. Qui invece assistiamo ad un sistema, viviamo un sistema in cui c'è un'elite, c'è un'oligarchia che ha il potere assoluto e che aiuta solo gli amici degli amici, detto sempre senza bavaglio. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.